microfono, vi faccio una foto che siete bellissimi. Vabbè, lo facciamo alla vecchia maniera, in piedi su una seggiola, va bene così. Se non è una seggiola del PD va bene, regge. Quindi, no. Ragazzi, grazie, questo è il sesto incontro che facciamo oggi in provincia di Bologna, Casalecchio, Borgo Panigale, Castelmaggiore, Center Gross, Molinella, ormai sono un Google Maps dell'Emilia, nel senso che posso dare consigli sui ristoranti. Grazie a Mauro, perché Mauro è uno dei tanti che sto trovando per le strade dell'Emilia Romagna che mi ha detto: io per una vita ho votato a sinistra, ma ormai non c'è più la sinistra di una volta, ormai il PD è il partito dei banchieri, dei milionari, dei finanzieri, dei poteri forti. Ma sapete quanti ne sto trovando a Scandiano, a Brescello, a Modena, a Novellara, sull'Appennino Reggiano, alle porte di Bologna? Ma donne e uomini che mi fanno vedere la tessera, che portano ancora con orgoglio in tasca del PC, del PSI, che mi dicono: io vengo da una famiglia contadina, da una famiglia operaia, con la mamma insegnante, col babbo magari camionista, che facevano fatica per portare avanti due o tre figli, e adesso uno da Berlinguer passa a Renzi e Zingaretti. È chiaro che cambia il mondo. L'emergenza in Emilia, e in particolare a Bologna e provincia, è il lavoro. Lavoro, 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 non barzellette. E pensate che ci sono quei geni che abbiamo al governo adesso, ma ci stanno per poco, che proprio questa settimana hanno presentato un progetto di legge per alzare l'età pensionabile, per aumentare l'età per andare in pensione. Noi abbiamo lavorato un anno per smontare la legge Fornero e offrire quota 100 a centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori italiani, e questo in qualche mese, e io sono sicuro che in questa piazza c'è qualcuno, tu offri da bere. Ma ragazzi, qual è il ragionamento che abbiamo fatto, che è la realtà? Se noi liberiamo dalla gabbia della Fornero donne e uomini a 62, 63, 64, 65 anni dopo una vita di lavoro, qual è la cosa che succede di positivo? È che i giovani cominciano a lavorare. Se questi invece tornano ad alzare l'età della pensione, i ventenni a San Pietro possono solo scegliere dove scappare, e se noi facciamo scappare i giovani abbiamo perso. Se noi perdiamo i giovani abbiamo perso. È questo il ragionamento. E fra i sostenitori di Bonaccini c'è un genio che a Bologna conoscete, il signor Cazzola. Signor Cazzola è fra i principali sostenitori di Bonaccini ed è il genio che non solo vuole reintrodurre la legge Fornero, ma ha pure proposto la signora Fornero come senatrice a vita. Quindi, ragazzi, la scelta del 26 gennaio è una scelta di vita sulla pensione, sul lavoro, sulle case popolari. Stamattina a Borgo Panigale ho trovato una signora invalida operata di tumore che ha fatto domanda per le case popolari a Bologna, ma non c'è, quindi è in lista d'attesa, perché la regione Emilia-Romagna ha 5.000 case vuote, 5.000 case popolari vuote in Emilia-Romagna. Noi abbiamo come priorità quella di sistemarle, ma una volta che le abbiamo sistemate, chi sceglie la Lega alle elezioni di domenica prossima fa una scelta precisa.
quelle 5.000 case popolari, una volta pronte, andranno prima agli italiani, prima ai bolognesi, prima alla gente di San Pietro. E quando dico italiani, intendo anche tanti stranieri per bene, tanti immigrati per bene, che sono arrivati con i documenti in regola, che pagano le tasse e mandano i figli a scuola, e sono mie sorelle e miei fratelli. A me non mi interessa il colore della pelle, a me mi interessa le persone per bene o per male. Questo è il ragionamento. Ovviamente se uno è a San Pietro da 30 anni e paga a San Pietro, fa volontariato a San Pietro e contribuisce alla sua comunità, secondo me ha un diritto in più rispetto a chi arriva domani mattina. Penso che sia normale. Manca... cosa? Sono figo. No. È più bello Bonaccini, dai. No. Vabbè. Però sapete qual è il bello di questa campagna elettorale? Che noi giriamo nelle piazze orgogliosi di chi siamo e di quello che siamo, mentre Bonaccini deve nascondere il simbolo del PD perché si vergogna del Partito Democratico. E fa bene a vergognarsi del Partito Democratico, però se uno si vergogna di quello che è una vita grama. Noi al governo abbiamo dimostrato, è legge, e in provincia di Bologna c'è una persona che spero potrà usufruire di questa legge. Abbiamo approvato la legge sulla legittima difesa e spero che quel custode a Bologna che si è difeso e ha ucciso un rapinatore non passi dei problemi, perché ha fatto semplicemente quello che è stato costretto a fare. Voglio un paese dove chi viene aggredito in casa sua o nel suo negozio si possa difendere senza andare sotto processo per 10 anni. Vabbè che sia un paese strano dove oggi, proprio oggi, oggi o domani il Senato decide se io devo andare a processo perché ho bloccato uno sbarco. Io vi dico che sono orgoglioso di quello che ho fatto, e se devo andare a processo lo rifarò, e lo rifarò, e lo rifarò. E se mi portano alla dossa venite a trovarmi. Tutti alla dossa. Sì, è un paese strano, ma poi noi siamo quelli brutti e cattivi e a sinistra sono quelli buoni. Oggi c'è il principale quotidiano della sinistra, Repubblica, che ha fatto un titolo vergognoso, titolo in prima pagina, cancellare Salvini. Questo è il loro senso della democrazia. Io non vedo l'ora che arrivi domenica 26 gennaio, perché gli unici che verranno cancellati sono quelli che hanno rovinato Bologna e l'Emilia Romagna in questi 50 anni. Lì sì, col voto democratico, con la democrazia. Poi ragazzi, qua mi segnalano problemi sulle liste d'attesa, problemi sull'Alzheimer, chi ha un malato d'Alzheimer a casa, problemi per il contributo mensile per i malati di SLA, quindi ce n'è di roba da fare. Sulle infrastrutture, il passante, la Cispadana, la Tirreno Brennero, troppi negozi chiusi. Abbiamo scoperto poi oltretutto che, a proposito della sinistra che una volta aiutava gli ultimi, in Regione Emilia Romagna sono riusciti perfino a pagare più tasse ai disabili, perché hanno messo le pensioni di invalidità nel calcolo dell'ISE e quindi i servizi comunali e regionali costavano di più a un disabile che non a un cittadino che non aveva problemi. Questa non è sinistra, questa è schifezza, e vi chiedo di darci una mano a rimettere in ordine. Poi noi i comizi li facciamo così su una seggiola, ho fatto comizi sulle panchine, sulle fontane, me ne manca uno arrampicato su un albero e poi li ho fatti tutti. Però è bello stare in mezzo alla gente così, alla buona, anche perché il PD prende i teatri, quelli eleganti, ma sono vuoti. Io preferisco stare al freddo, in mezzo alla strada, in mezzo a tanta gente, che non al chiuso, in mezzo ai notabili di partito e a pochi altri, perché non li va a sentire più nessuno. Quindi
In bocca al lupo. Si sente che la voce ormai l'ho lasciata sulla via Emilia, però c'è tempo. Mancano 10 giorni. Vi chiedo di viverli come i bimbi vivono i 10 giorni che mancano al Natale. Ogni giorno un passo, e il 26 gennaio non saranno semplici elezioni regionali. Ci sono due idee del mondo a confronto. Io giovedì prossimo l'avevo promesso, e per me ogni promessa è debito. Ci torno. Giovedì prossimo tornerò con le mamme e i papà di Bibbiano, perché non si entra in casa della gente rubando i bambini, portando via i bambini di notte come i ladri. Non è possibile, non è normale. Quindi chiedo a voi ragazzi, nelle piazze io trovo tanti ragazzi, tanti bambini, tante mamme, persone per bene, persone pulite. Ho bisogno di voi, perché oggi facciamo 9 incontri a Bologna, ieri abbiamo fatto 9 incontri a Piacenza, ieri sera abbiamo chiuso in Piazza Cavalli a Piacenza e c'erano più di 3.000 persone al freddo. Quindi vuol dire che l'aria sta cambiando. E sapete perché vinciamo? Perché nelle piazze io trovo una marea di persone, e le uniche contestazioni che di solito fanno quelli di i pochi di sinistra anche stamattina a Casalecchio, noi parlavamo di strade, di asili nido, di lavoro, di tasse, quelli che facevano il casino dall'altra parte della piazza, io solo una cosa ho sentito, un programma politico molto complesso, vaffanculo. Continuavano a dire, Salvini vaffanculo. Ho detto, vabbè, ma prova ad andare oltre, cioè non è che per San Pietro Salvini vaffanculo sia una soluzione dei problemi. E allora si sono spinti oltre e hanno cominciato con razzista, fascista, squadrista. Io annuncio loro una cosa, a San Pietro non ci sono in piazza centinaia di razzisti, ma semplicemente italiani orgogliosi di essere italiani. Emiliani orgogliosi di essere emiliani. Questo è. Cos'è, signora? Una caramella? Non è che c'è dentro qualcosa? No. Vabbè. Si sa mai. No, perché si sa mai, qua bisogna stare attenti a tutto. Perché Repubblica potrebbe scrivere Salvini deruba signora di caramella in piazza San Pietro. Quindi lei me l'ha donata. Me l'ha donata. È un po' rossa, però fa niente. È rosa, è rosé, è rosé. Sì. La ringrazio e quindi vi dico grazie, perché una voglia di cambiamento, di lavoro, di bellezza, di sicurezza. Io settimana prossima torno a Bologna, ci sono i cittadini di un quartiere bolognese che è uno dei tanti del quartiere del Pilastro, che mi ha detto Salvini vieni qua, perché ormai noi italiani siamo minoranza in casa nostra e io non posso tollerare. Io voglio un paese solidale, generoso, accogliente, però io do rispetto, ma in cambio chiedo rispetto. Chi viene qua per far casino può tornare a casa sua, chi viene qua a spacciare droga può tornare a casa sua. Questo è il ragionamento. Quindi in bocca al lupo, vi chiedo in questi 10 giorni di svegliare qualche cittadino di San Pietro che ancora è indeciso, è dubbioso, perché lo sanno. I sondaggi dicono che siamo avanti, però mancano gli ultimi 10 giorni e per la prima volta in 70 anni, è la prima volta in 70 anni che le elezioni in Emilia Romagna sono aperte, e il voto di ogni donna e di ogni uomo a San Pietro stavolta può essere quello che fa la differenza. Mi date una mano a svegliare le teste e i cuori? Se mi date questa mano io vi faccio una promessa, se vinciamo come vinciamo in Emilia Romagna, il giorno dopo vado a Roma e a dire ciao ciao a Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e compagnia cantante. Viva San Pietro, viva l'Emilia, viva la libertà e viva l'Italia. Grazie di cuore a tutti voi, grazie di cuore a tutti voi.
viva la vostra Emilia, viva la nostra Italia, e andiamo a vincere, andiamo a vincere. Qualcuno vuole fare una foto? Se aspettate, scendono da là fra poco Renzi e Bonaccini e le fate con loro. Da dove si entra? Si entra dalla mia destra. Non mi viene da dire sinistra, si entra dalla mia destra. Mi fermo fino a che non ho stretto la mano all'ultimo di voi e vi dico grazie per essere stati qua. Grazie dal profondo del cuore.